in teoria. Da poco ho fatto più di entusiasmo e poi appunto siccome avevo preso poche cose perché ho detto prima proviamo le taglie, la qualità per senza pigliare 744 cose e vado lì e non c'è più il negozio, cioè, poi ce n'era un altro con un altro nome e aveva molte cose meno di cotone, ecco. Dovevo comprare 700 cose subito. E poi invece qualche giorno dopo no, è rispuntato, cioè era rimasto quel negozio dove avevo comprato le cose, aveva cambiato nome, però poi è rispuntato Cotton, che poi è Cotton, Cotton Line senza la O, la seconda O. E quindi l'ho comprato. Come l'altra volta erano tutte cose quick ship, quindi le cose che ho ordinato mi sono già arrivate. E poi il resto dell'ordine arriverà, speravo oggi, perché è da sabato che mi dice il tuo ordine sta arrivando, mi raccomando aspetta, perché è sabato mattina. L'altra volta mi è arrivato di domenica, ho detto certo, sì, arriva sicuro. E poi stasera, siccome oggi poi non è arrivato, stasera mi ha detto il tuo ordine è accelerato, abbi pazienza, ho detto ma se non state voi a rompermi le scatole da sabato, io, tranquilla che dico prima o poi arriveranno. Vabbè. E quindi quando arriva il resto farò il resto del video. Però sta roba me la levo di mezzo. Allora, questa è la prima cosa che ho visto appena aperta è questa collana, che ho detto ma chi l'ha ordinata? Stavo a dire che mi ha sbagliato il pacco. Invece non avevo colto che questa bellerrima collana era omaggio alla camicia. Allora, adesso questa camicia francamente non so perché mi ispirava. Questa vibe di eleganza da usare in ufficio. Eccola qua, non so se si percepisce. Ha questa cosa asimmetrica, cioè dietro è dritta, poi davanti sembra un body che si è rotto. Vabbè. Poi ha questa cosa tipo questo inserto tipo sangallo, non so se lo vedete, che però ha la stoffa dietro, quindi non è bucherellato, cioè praticamente era una camicia a tera e poi ci hanno appiccicato questa cosa, vedete che, veramente quando più strato. E questo è il ricamo, non so, sembrano i $100. E poi mi dava questa vibes, questa di questa marca così. L'unica cosa mi sta un po' stretta ai fianchi, ma vabbè, ti magherirò poi le bordate con la felpa, la tuta di felpa, e quindi mi si ammalloppano un po' ai fianchi, però vabbè, chi se ne frega. E vediamo un po'. Dettagli ordine, io però la roba che è arrivata. Allora. Ah, ecco, vi dico cosa dice. Il pacco è in transito accelerato, che non so cosa voglia dire. Per favore, sii paziente. Io ero lì tranquilla come una Pasqua. Allora, e quindi il transito accelerato, non so. Allora, pacchetto 2, ma non so perché il pacchetto 2 è sempre quello che. Allora, questa camicia, vi ricordo che lo sconto praticamente non è quasi mai più, avevo però un po' di punti e sta roba la sto beccando sempre in offerta. Quindi in teoria costerebbe 16,20 euro, io l'ho pagata 4,32, compresa di bellerrima collana. Ah, ecco perché è stretta, perché io ho preso una M42. C'era la 44-46 perché probabilmente dicevano che era gigante, ecco. Molto carino. Buono. La comprano solo in Polonia, a quanto pare. No, ma non so perché l'ho presa a 42, scusa. Ah, perché la L dava circonferenza del torace 132 e la M 128, i fianchi non c'erano e ho detto sarà larga come una quaresima. Invece, bah, vabbè. Comunque no, adesso mi sta giusto, giusto un po' i fianchi, ma la misura dei fianchi non c'è. E quindi per 4 euro abbiamo anche questa. Vediamo un po', infatti non l'ho nemmeno aperta, questa chicchery. Quando la riesco a aprire ve lo faccio sapere. Ah, è iniziata. Ecco qua che meraviglia.
catenelle, perline a caso, vabbè, insomma, a cavallo donato, bella lunga. Vabbè. Prendiamo e portiamo a casa. Poi un altro pigiama di questo fantastico arancione che però fa molto Halloween, non va bene per la mia armocromia, tra l'altro con scritte a caso husband con una farfalla che vuol dire marito, vabbè. E dove sono i pantaloni? Eccoli qua, sempre il solito modello dell'altra volta. La taglia mi sembra la XXL e mi sta perfetta, perfetta, larga, XXL, che poi non mi ricordo se ve l'ho detto nell'altro video, e perché avevo letto che ritirano quando la... in realtà sì, vabbè, un minimo ritirano perché è cotone, però in realtà quando la mettete le coste si sbragano un po', quando le lavate si... e quindi magari appena le provate è largo. E poi quando le lavate le cose però poi si rimettono nel comodo, poi un minimo magari ritirano, però io l'ho già lavate e rilavate quegli altri due, tutto ok. E poi, vi dico, costerebbe 11,20, l'ho pagato 3,67. Poi la prossima cosa costerebbe 12,70 euro, l'ho pagato 8,78, così già ve lo dico, ed è taglia L. Ovvero questa maglia che sarebbe la versione, se la giro magari ve la faccio vedere meglio, tanto vedete a rovescio potete intuire, eccola qua. Allora, t-shirt nera, l'altra volta era bianca e aveva gli strassini diciamo qua davanti al décolleté, questa invece è tutta tempestata di strass colorati e appunto sono messi a borchietta così, sono un po' scomodi che sono spessissimi, però è molto caruccio, la taglia questa non è L ma è giusta, mi ricordo se l'altra, perché comunque sono inserzioni diverse. E quindi abbiamo finito per ora il pacchetto 2 di Shein. Il pacchetto 1 non è arrivato, ne metto arrivato a lui a sgranocchiare perché se non dà il suo intervento nei miei video non è contenta. Allora passiamo a quello di Temu che mi ha un po' delusetta, vi faccio vedere. Allora intanto cambiamo un po' Temu. Erano dei prezzi. Allora, Timu, se vuoi che facciamo i video, che tanto non mi paghi, fai un po' che poi l'ordine si capisca per bene. Perché è sempre una rottura di pa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa borsa è la prima cosa che ho detto. Allora, non so perché l'ho comprata così di istinto, questa borsa. Così, infatti, poi quando l'ho visto l'ordine, ho detto, ma perché l'ho comprata? Allora, di sicuro perché in foto non era così. Allora, c'era scritto, a parte che c'era scritto motivo giraffa, in foto era viola e turchese, questo qui sembra un'acquamarina, ma dal vivo è verde smeraldo. Un banale verde smeraldo, eccolo, vedete qua che è turchese. Ecco. E poi, vabbè, qui ho sbagliato io. È di feltro, a me sembrava tipo di gomma, tipo un no bag, così, no? Mi sembrava una manice di similpelle e una cosa impermeabile o comunque similpelle, una cosina un po' rigidina. Vabbè, l'uso che ne volevo fare lo continuo a fare, però sembrava molto più carina e non so perché mi dava appunto in foto questa vibe di essere tipo di gomma. E poi, siccome poi comunque te li devi andare a pescare i materiali, il materiale era tema animale giraffe.
giraffe, tra l'altro, tema fantasia, colore verde viola, vabbè, qui c'era scritto verde in effetti, materiale feltro. Però un po' me. Però vabbè, questa è colpa mia che potevo leggere meglio la descrizione, mi sembrava carina, però comunque vabbè, la uso, cioè mi sarebbe piaciuta di più di gomma. L'ho pagata 4,66 € a sapere che era di feltro, magari non la compravo, però comunque la è caruccia, dai, a parte questa cosa. E è che appunto spero un po' perché è tutta feltro, vedete, cincischiato. Però magari riempendola, magari ci metto la plastica. Comunque vabbè, la uso e boh, un po' delusa perché me l'aspettavo diversa, però questo diciamo è colpa mia perché potevo leggere. Beh, almeno per il materiale. Poi la cosa per cui sono più delusa sono questi anelli. Allora, intanto vabbè, sono parecchio piccini, però bene o male li riesco un po' a sistemare. Tra l'anulare e il mignolo, insomma. Questo è carino con la sua pietrina. Questo lo mettevo il mignolo, questo. Non ho capito perché mi si è fermata da sola la videocamera. Vabbè. Non mi dice che non ho più spazio, come fa piacere, vediamo di arrivare alla fine del video. Allora, non so, alla fine tra tutte le volte che mi si è spenta la videocamera, che cosa avete visto? E intanto me li rimetto. Allora, sono tutti un po' strettucci. E poi, sono carini con sta cosa. Però dico, ma io mi ricordavo che fossero molto più turchesi. Vado a vedere e infatti. Allora dovevano essere 9 e mancava proprio questo. Ecco, io ne ho ricevuti solo 8 e manca questo che fondamentalmente è quello più turchese e che mi dava la cosa delle vibes. Vabbè, quindi bello che io la borsa di com'è, più io questi di com'è, vabbè. Comunque costavano 1,96 €. Sì, per 1,96 sono carini, però questi poi sono verdi, non sono turchesi, siamo sempre lì. Alla fine li metto ben pochi perché sono stretti e va bene. Sono triccherosi. Poi, questi. Allora, questi sono degli orecchini che si infilano così a muzzo, tra l'altro un po' giganti. Io li avevo presi su Shein, molto carini, di metallo con tutti gli strass. E carucci, carucci, erano tipo tre colori diversi, tipo rosa, azzurro, marrone. Solo che vabbè, anche solo messi così mi davano prurito perché quelli lì non erano. Ho preso, ho visto queste, ho detto, ah, carini, dai, fa molto colore. In realtà credo fossero di gomma, perché anche, vabbè, non finirò mai questo video, dicevo, e sono duri, infatti sembra tipo di legno. E quelli là avevano l'apertura un po' più grande, e almeno io qua, il mio orecchio, boh. Facendomi male cane, lo infilo, però vabbè, sono un po' per, vabbè, sono perplessa, fanno colore, vediamo se riesco a metterci anche l'altro. Qualcosa di diverso, se non altro non mi fidando. Allergia, è che sì, vabbè, non è che mi posso tenere. Vabbè, 1,59 €. Vabbè, fanno colore, dai. Magari dormirci. Se può fare. Allora, mi è venuta voglia di rifarmi un
la cocciatura che mia madre definiva da zitella inglese, perché c'era prima che la facevo sempre, e adolescenza. Anzi, io ho un fermaio così di metallo, a forma di gatto, un po' ciccione. Fermagli grossi così, che appunto io su Shein e Temu ho sempre visto poco, perché in genere hanno quelli che hanno proprio il becco, che quindi ci metti i capelli qua, poi rimane aperto, i capelli escono. E ho trovato queste, che sono un po' goth style. Questa mi sembrava più piccola, ma è il fermaglio quello. E la conciatura è nulla di trascendentale, semplicemente si fa, che tra l'altro ho i capelli corti, non so nemmeno se mi viene. Si fa una coda, si attorciglia e poi in alto si mette il fermaglio. E boh, nulla di, non so se si vede. Nulla di super fantastico, però ora col caldo. E sto cercando, andrò sempre con i capelli legati, però appunto è comoda perché non rimane, siccome poi mi viene mal di testa se sto troppo con i capelli tirati in una coda così, queste le attorciglie non rimane molto stretta e quindi è comoda per quello, anche se in realtà questo pesa 12,5 kg. Allora, trattasi di lupo con corna di bufalo e fiori a caso. Questo mi si infilzerà. Bello pesante, di metallo. Adesso è proprio ferraccio di ghisa. E poi c'è invece il pipistrello. Pipistrellino carino, con le ali di pizzo. In realtà sembra tipo un gecko vestito da Halloween. Super caruccio, c'erano anche su Shein, ma su Temu costavano meno. Allora, il pipistrello 2,39 euro, il lupo 3,99 euro. Poi, un portachiavi di Rammstein. Hanno questa roba super taroccatissima. Hanno una collanina di Rammstein, che però non serve per niente. Ogni tanto escono degli SDC. Meno male che non mi... Cioè, mi piacciono, ma non saprei dove metterle perché tra Shein e Temu, soprattutto Temu, hanno delle spille bellissime, tipo pin, no? Però meno male che non voglio comprarle perché ne hanno 7 milioni se comincio lì. E anche appunto molte dei gruppi, eccetera, eccetera. Però, siccome mi si è rotto il portachiavi che miagolava, se vi ricordate nella mia What's in my bag. E così mi era rimasto nel portachiavi solo l'asinello della Nici. E ho detto, beh, cerchiamo un portachiavi, mi esce sempre la roba dei Rammstein. E che in realtà assomiglia un po' al tatto, al portachiavi che ho dell'ufficio. E allora, come vedete, in realtà in video fa un po' schifo, perché sembra una cosa gommosa rigata, in realtà no, è carino, e anche l'R è metallizzata, se no c'era anche con le fiamme, ma non mi piaceva più così. Ha sia il coso che questo coso a caso che non so perché è qui, perché secondo me andava messo qua, vabbè, è un moschettone. Nulla di trascendentale, ma Rammstein, quindi vabbè. 1,59 euro. Poi questo. Allora, quest'altro non ha che il primo tipo di gancio per borse, gancio al tavolo che esisteva, almeno io sapevo. E infatti ne avevo uno, sempre che lo trovi, però è pesante e ho sempre paura che la calamita un po' smagnetizzi, perché tipo questa, la calamitina che è grossa qua e basta. Stasera tra la batteria e lo spazio non finirò mai il video. E boh, mette così, perché in realtà tutti quegli altri che ho, poi alla fine non mi stanno mai nei tavoli, non mi ci stanno mai le borse. Ho detto, vabbè, cambiamo stile.
acqua, ci si potrebbe anche mettere, avevo pensato anche di metterci questo, però c'è il cosino qua, non ci sta, però qua ci potrei attaccare qualcosa, o anche no, tanto bisogna vedere se lo uso, se mi ricordo di metterlo nel, questo è tipo di gomma per tavolo. Poi questa, infatti quando ho visto il barattolo ho detto ma cosa ho comprato? Allora, questo costerebbe 201. Allora, se vi ricordate, io ho comprato quello specchio con tutti i fiori bianco, però avevo detto lo faccio nero gotico. Poi non ho idea di dove siano i colori acrilici, quindi ho detto mi compro colore acrilico. E poi da lì, siccome quando l'ho comprato io c'era solo bianco e rosa, e poi mi è uscito nero. Poteva uscirmi quanto l'ho cercato io, perché però costava di più. Vedi che costa di più. Poi però se mi vado a comprare acrilici a caso è uguale, lo compravo già colorato a di più, però vabbè, quando l'ho comprato che mi serviva nero non mi è mai uscito. In realtà questo è acrilico metallizzato perlato, che in foto è fantastico qua, sembra un acrilico lucido. Vabbè, vedremo. Se poi vi interessa il video di come lo colorerò, posso farlo. Già, ecco, mi sporco, cominciamo benissimo. Tra l'altro anche grosso, perché io credo fosse un barattolino. L'hanno preparato nel febbraio 2024 e dura 5 anni. Da qui a 5 anni troverò la voglia di, ecco, aspettate che lo metto qua giù, perché ecco, vorrei evitare di farmi il letto nero metallizzato. Potrei farlo qua. E poi credo l'ultima cosa, fatemi, oh no, l'ultima cosa, se la batteria mi assiste, questa bustina che in effetti è molto bustina, l'ho presa per metterci in borsa un rossetto, uno di quegli oli profumati, però siccome io avevo un gloss rosato di quelli che era tipo al cocomero, che ne so, di Glam, che poi mi si è aperto e mi si è spatasciato tutta la tasca, meno male che me ne sono accorto subito, quindi aveva patasciato le chiavi e poco altro, non mi aveva rovinato tanto la borsa, perché forse era una Gaps. E quindi ho detto, in effetti è molto piccolina, però mi piaceva che era di tessuto, tra l'altro la foto era più grande della bustina, e appunto di questo tessuto che dovrebbe essere più o meno impermeabile. E quindi più che metterci, infatti dicevo, ah sì, poi nella mia bustina, poi... piaceva questa con gli orsi, e quindi sì, praticamente un rossetto ci dovrebbe stare, è uno di quegli olietti profumati appunto che se si aprono si spera che non facciano tanti danni. Costava 0,78. E poi l'ultima cosa, questa per 2,92 euro, dovrebbe essere un coprisella per lo scooter con le misure prese a caso. Allora, il marrone non mi piaceva un granché, però costava poco ed estate è meglio del nero. Quindi vedremo. Allora, questo ha i velcri che sotto la sella, perché una volta l'ho presa una su eBay bellissima e poi era solo messa così. Ho detto, quanto ci metteranno a rubarmela, infatti. Non si sa se si è staccata col vento che ha o me l'hanno fregata e mi è durata poco. Poi avevo preso una che la trovate spesso, l'avevo presa su AliExpress, però c'è anche su, che è fatta a rete, è orribile, però d'estate è molto comoda perché è spessa. Allora, se avete tipo il pantaloncino e la minigonna, vi fa le cosce a quadretti, però non è ustionante rispetto alla pelle similpelle nera, il che è molto interessante. E quindi questo, ho detto vabbè, fa un po' schifo, però magari non è così ustionante, e vedremo però se ci sta. Questa era tipo 80 centimetri, dovrebbe, magari ci sta pure l'arco. E poi, mentre si stanno investendo, io chiudo qua il video prima che lo faccia il mio telefono e largo al prossimo video. Dai, dai, caruccio, sì, tutto sommato sì. A dopo. Eccoci qui con la seconda parte del video. No, cioè la decima, visto tutte le interruzioni che ho avuto ieri. Oggi mi è arrivata la seconda parte dell'ordine di Shein e poi dopo metterò un video vecchio, che non ho ancora pubblicato perché sennò questi video di 100 anni che hanno tipo un anno.
non li metterò mai più, oppure non troverete mai più le cose. Allora, devo dire che anche questo ordine è un pochino meh. Prima cosa, una collana di piselli secchi. Allora, in camera è molto, 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 molto più vivace. Era spacciato per. Allora, io, come l'altra volta, capisco il monitor di qui di là, i colori, cipi, cipi, ciccia, ma se mi scrivi, questa è la foto, ecco, vedete, paragonandoli, e mi scrivi un pezzo collana fluorescente verde di legno perline per uomo, chi se ne frega, se mi scrivi fluorescente, io me l'aspetto fluorescente, non che mi arrivi una cosa di pisellita, almeno quel maglione là che doveva essere verde fluo, in realtà quello forse era verde brillante, era a confronto di questo era neon, queste cavolatine, che cavolo sono, vabbè, manco l'ho aperta perché ho detto bene, fantastico, vabbè, è una collana così, verde pisello, la metterò, ma che se ne frega, cioè. Se voglio fluo, cioè che me frega di una cosa verde pisellino lì. Vabbè, costava uno, l'ho pagato 81. È fin troppo questa tarpetta. Nemmeno color verde pisellino primavera, proprio verde pisello secco. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questa vabbè, non era una cosa per me, quindi nulla. Poi ho preso questo. Che come vedete l'ho già provato. Sarebbe un guanto per pettinare lumi, perché è pelo corto, però appunto questo periodo comincia a perderlo per la muta estiva. Vedete, fatto tipo a rete, c'è il velcro. E però io per lei finora ho solo il pettinino, quello per le pulci, e lì i peli non ci rimangono. E quindi ho detto, mamma, mi piglio una spazio, ho detto, mamma, e proviamo sto guanto. Quando è arrivato avevo paura fossero denti molto radi, invece no. Tra l'altro lei, allora subito, boh, non so se ci sentiva, era sopra l'armadio, quindi più che con un dito cos'era la testa, e lei, boh. Poi quando è scesa l'ho pettinata, ma voleva scappare, e poi però l'ho presa e ho cominciato, e ci sono messa comoda. In realtà era, non lo so, sembrava, non dico impaurito, però era strano, non è che se la scialava. Però no, no, c'è stato un sacco, quindi ha levato anche un bello strato. Quindi assolutamente soddisfatta, spero che poi lei non si rompa, però mi sembrava che gradisse. E boh, quindi ci sta. Poi ho preso queste fantastiche rime scarpe rosse di tessuto, vi devo dire i prezzi. Allora, il guanto costava 1,75, l'ho pagato 1,52, le scarpe costavano 12,98, le ho pagate 9,03. Misura 39, io ho il 38, ma probabilmente c'era scritto. Ho provato solo questa un attimo in casa. Allora, se vi ricordate, non credo, comunque, tipo l'anno scorso avevo preso delle cucù. Quella marca lì di sci, queste scarpe di tessuto che sembrano calze. Questa ancora un po' più rifinita, anche se però con tutta questa trama sembra un po' le scarpe dei vecchietti, comunque vabbè. Però è tutta bella traforata, bella estiva. Allora, con le scarpe là che erano praticamente tutte color tipo, sapete, con le maglie con tutto l'arcobaleno scandeggiato, ecco. Però un po' più lieve, cioè azzurro, giallo rosa, con la suola azzurra, e che lì per lì appunto sembrano parecchi calzini, non è che mi piacessero granché, però erano parecchio comode, e soprattutto la gomma è sopravvissuta, perché ad esempio, siccome sono mesi che ho tra le dita di un piede, ma mi sta venendo anche nell'altro, un callo che però quello a sinistra, non so se era un occhio di pernice, aveva un puntino nero, che poi però ammorbidendo il mio è andato via, però mi ha fatto male per parecchio. E quindi con le scarpe invernali, le sneakers, quelle un po' pesanti,
adesso praticamente metto su quello. E poi, come dovreste aver visto già in un haul del sabato di metà aprile, ho preso le scarpe così in tessuto, però quelle un po' imbottite, non sono proprio queste che si sono mostrate in tessuto, però morbide, e per di più ho detto le prendo larghe, e il 38 perché mi stava un po' strettino in punta. Ho detto, non, il 39 ce l'ho preso, il 40, però appunto ci stavo da Dio, così i piedi e le dita non si schiacciavano, non mi dava per niente noia sto calo. Infatti questi giorni non mi ho mai fatto male, appunto perché solo che queste, infatti, quando è che domenica che ho fatto un bel po' di passi, avevo male ai talloni perché non avevo nemmeno una sola, ora perché non le vedo, non avevo nemmeno una sola, tanto altro, però di queste cinesi che praticamente dentro è vuoto, comunque ha, non c'è la gomma piena, è fatta che ne so, tipo a rete. E quindi si è subito bucata la suola e boh, e quindi per ora quelle non metto. Poi adesso ho ordinato i rialzi, quelli che sempre dovrebbero essere rialzi per i talloni, e un pochetto le riuso. Infatti le avevo prese anche per quelle scarpe fucsia che vi erano piaciute molto. E quindi poi nel mentre ho detto vabbè, perché queste forse le avevo ordinate prima di comprare quelle fucsia. Queste al momento sono comode, qua la gomma sembra tutta piena. Vediamo un po', per 9 euro rosse ci sta. Perché mi è rimasta la voglia del rosso, perché quando ho preso quelle colorate c'erano anche tutte rosse della Cucù. Però non mi ricordo se costavano di più o non c'era il mio numero. So che comunque in realtà però quelle rosse quando mi sono arrivate, perché anche lì in foto erano più vivaci, e poi sono arrivate un po'. Quelle adesso la suola mi sembra abbastanza ancora intera, mi si stanno consumando qui perché un pezzo di stoffa, che comunque alla fine le ho messe un sacco, perché subito ho detto beh, le metto così, poi le ho messe un sacco di volte anche in ufficio, poi soprattutto ora che mi dava un po' noia il piede, cioè chi se ne frega. Quindi queste cucù devo dire che sono un po' più care delle cinesi normali, ma sono durate tanto. Queste non sono cucù, non so se c'è una marca. Sneakers da donna in rete traspiranti, leggere comode. Poi, allora, vista la, questa cos'è? No, questa è l'altra scarpa. Tra l'altro arrivano col polistirolo. Allora, dopo la delusione della cosa qui, siccome avevo preso un'altra cosa fluo, ho detto ecco. E invece, questo è del colore giusto. Ho preso un bikini in giallo fosforescente con la mutanda enorme. Meno male che comunque il sedere dietro è un po' sgambato, però stanno altissime, cioè tra un po' mi arrivano le costole, e quindi poi lo terrò un po' arrotolato, non so nemmeno perché le ho provate sopra la tuta, però vabbè, più che altro mi interessava questo perché poi ci posso mettere anche uno slip nero, chi se ne frega. Allora, ecco qua ha la coppa che poi si leva, infatti non ci ho pensato a provarmelo senza. L'imbottitura se ne va. E quindi è decisamente meglio. Allora, l'unica cosa, mi sta un po' largo qua di laccino, infatti non so se lo legherò perché un po' da sotto mi sta aperto, però stranamente mi contengono bene e il colore è figo. È più vivace di quello che vedete. Mentre i pisellini secchi li vedete più vivaci, qua il costume è decisamente più vivace di quello che vedete. Allora, scarpe, vi ho già detto quanto costavano. Il costume costerebbe 12,30, l'ho pagato 7,70 e ho preso la 3XL che sarebbe una 54. Quindi caruccio assai. Poi ho preso la pettorina e il guinzaglio per lumi. Dov'è il guinzaglio? Ah, ecco. Allora, ho preso la taglia M, oggi non ve l'ho provato perché già le ho fatto provare la spazzola, non volevo rompere troppo le scatole, non l'ho nemmeno aperta. Caruccia, questa forse è cotone frangente, ma è regolabile.
forse sì. Quando capisco come. Probabilmente allora si apre così. Però non è regolabile. Ah sì, questa è regolabile, questa è una fibbia. Quindi casomai si allarga. Ok. Il collo rimane così. Poi il suo guinzaglietto che mi sembrava estremamente corto. Allora. Sto in piedi, sì, vabbè. Moschettoncino non. Ah, sì, solidino, dai, sembrava meno. Che si attacca. Dove si attacca? Di sotto. Ma come si mette? Scusa, questa starà sopra o starà sotto? A rigor di logica. Ah, questo perché sta nel petto, che pensavo stesse sulla schiena. Hai catari frangenti neanche qua. Questi sì, vedono che brillano già così. Questa non l'ho capito questa sera. Comunque, questi sì. Allora, quindi si mette qua. Allora, la cosa di andare in giro con i gatti, col guinzaglio. L'ho sempre un po' cosato. Dove abitavo prima c'era un signore che, suo malgrado, doveva portare la gatta in giro e la vedeva sempre questa gatta. Poi, appunto, Violetta mi fa che lo conosceva. Probabilmente questo è un cane e un gatto. E il gatto non riesce a fare i bisogni, non so se solo la popò o anche la pipì, e deve uscire per strada. Probabilmente perché è cresciuto col cane, non lo so. E tra l'altro, doveva portarli in giro separatamente, cane e gatto. Mi sembra fosse una gatta, non so, era bianca e rossa, mi sembrava una gatta ma non ne sono sicura. No, però bianca e rossa non mi ricordo, o bianca tigrata. Perché non so perché io pensavo fosse una gatta, e quindi bianco e tigrato in genere, bianco e rosso in genere un maschio. O una femmina, no, una femmina in genere, sì. Vabbè, insomma, e questo tizio, suo malgrado, perché te la tracca un po' anziano. E vedo che spopolano video vari. E dice, ma con lumi potrebbe piacere, come no, però io ho sempre paura dei cani. Però con lei, allora, lei ce l'ha sempre con. Vabbè, deve andare in giro. Qui ci sono due terrazzini, la casa è grande, però insomma, vuole sempre scappare. Per me si è abituata, va sul pianerottolo e meno male che non sale più tanto su e giù per le scale. Da piccola invece schizzava, la dovevo incorrere per tutto il palazzo. E poi tipo quando vado a buttare la spazzatura, lei prima la teneva mia madre in braccio, ora fa il giro del pianerottolo, poi la recupero. Però, siccome cani nel mio palazzo ce n'è fisso solo uno, piccolino di sopra, che in realtà non l'ho mai visto per le scale. E quello piccolo non mi preoccupa. Però i miei vicini hanno figli e nipoti con cane, tra cui un Amstaff. E se becca quello. Cioè, è bravissima con le persone, ma. E quindi ho preso questa sempre che se la riesca a mettergliela, perché non la voglio forzare. Infatti, ho preso un modello baracca, il più economico, perché ho detto se non se la mette, vabbè, ho sprecato. Mi sembra 2 euro o qualcosa, dopo ve lo dico. Poi, nel caso dovessi riuscire a metterle e le piace, compro un modello più serio, più resistente. E quindi dicevo, vabbè, le faccio fare un giro così per il pianerottolo, per il palazzo, oppure appunto quando vado giù a buttare la spazzatura col guinzaglio, perché ogni tanto volevo metterla in braccio, però ho detto se scappa. E quindi magari poi butto giù la spazzatura, quando saliamo così fa le scale di corsa, si muove un po'. E magari anche di sotto in cortile. Perché adesso comincia magari con l'estate, c'è gente, non lo so, però tipo d'inverno io quando vado a buttare la spazzatura non c'è un cane, quindi lei potrebbe, un cane in tutti i sensi, potrebbe appunto girare lì davanti, il marciapiede, ci sono poche macchine, sempre che riesco a metterla, sempre che lei riesca a uscire senza spaventarsi da palazzo, perché io, siccome è uscita, una volta che l'ho portata in casa col trasportino, è uscita solo per andare al veterinario, ogni volta strilla da morire perché è spaventatissima, quindi. È tutto, poi non ci voglio andare in giro, poi vedo se a lei piace, posso anche portarcela,
Poi devo sentire il veterinario se... perché lei ha i vaccini per stare in appartamento. Però a parte che qua giardini, cioè dovrei proprio andare in giro, non lo so. Però vedremo. Tutto sta se riesco a mettergli questa. Non so se vi ricordate le foto di Halloween che le ho messe solo per mettere le due alette da pipistrello. E quindi ho detto, vabbè, se se la fa mettere, bene. Se no, vabbè, ho buttato. Costava 2,75, l'ho pagata 2,65. E quindi vedremo. E poi allora dovrei avere... Ok, sull'onda della delusione è arrivato questo. Allora, siccome a portarla in giro di qui e di là, e siccome pullula di queste cose che costano poco, le ho preso il coso, l'AirTag, come si chiama. E lo guardo e dico, ma ok, ma non era fatto in un modo diverso? Sì, io infatti l'avevo ordinato così. Questo è a forma di zampina bianca e fucsia. E mi è arrivata una roba tonda. Cosa cipria. Cioè, per piermi, che questo probabilmente costa anche più basico, avevo preso questo che ce n'erano che costavano meno, quelli classici fatti a goccia, insomma, questo era carino con la zampina. No, mi è arrivata sta ciofeca tonda, vabbè. Costava 3 euro. E l'ho pagato 2,49 e quindi tra il verde pisellino e questo vabbè, comunque per il resto dai, tutto ok. Tra l'altro prima mi sono accorta, siccome i profumi in olio c'erano in offerta, dicevo va bene bene bene, poi siccome c'è già un ordine che mi deve arrivare e lì ne ho ordinati e mi sono detta, ma è nell'ordine questo non c'era nulla? E no, il primo ordine da quando ho scoperto queste cose in cui non ci sono gli oli profumati, ma rimedieremo. E basta. Quindi adesso ci appiccico dietro un altro video vecchio e un buon relax. Ho preso il sole solo in faccia, non ho strani filtri. Allora, faccio al volo questo haul di Shein, perché appunto ho tutti i pacchi in giro, sono tornata ieri sera e almeno starò così, me la metto via sia nelle altre cose perché se no, tra l'altro mentre ero in giro per i boschi l'altro giorno mi telefona il Corriere GLS. Che non sapevo dove abitavo, mi fa, ma dov'è che devo venire? Nel bosco, alla pia, se li fai. Vabbè, cominciamo subito con questa. Allora, questa è la bilancia da spaccini che voleva mia madre per pesare il lievito, perché è quella che fa i pochi grammi così. Infatti, praticamente è uguale a quella che ho io per fare le creme, sapete. Sembra assolutamente identica, infatti ora le ho dato la mia nel mentre le è venuta in mente che le serviva e che le è arrivata, eccola qua, vabbè, va con le pile, arrivate anche le pile, allora vediamo se funziona. Ovviamente solo aperto il pacchetto ieri, non ho messo né feedback né nulla, però non si accende. Vabbè, alle pile, ma non va. Interessantissimo. Ma sono messa giusto. Ah, ma c'è la plastica attorno alle pile. Vabbè, allora. Vabbè, allora ci fidiamo che funzioni. Vabbè. Si fa in fretta. Quindi se vi arriva levate la plastica dalle pile. Perché tra l'altro mi sembra sia una delle rare volte, se non l'unica, che
Allora, sta cosetta costava 5,25, io l'ho pagata 3,51. Allora, questo coso non l'ho aperto. Allora, dovrebbe essere un trolley per la spesa, che però diventa borsa. Allora, mia madre ne ha uno che diventa una striscetta, poi si apre ed è così. E questo non ho capito, dovrebbe avere le zip. Però allora qui è già aperto, un po' piccinetto, e dovrebbe diventare, con un abile gioco di zip, una borsa. Allora, in teoria questa è la borsa, tipo sportina, vabbè, le ruote in su, e poi diventa un trolley, vabbè. E più che altro bisogna vedere se quando sto in piedi, mi sembra un po' cortino, e dentro poi appunto c'è sta piega che va un po' sistemata, così la borsa poi si apre, e boh. Bisogna vedere se in piedi ci arrivo, perché mi sembra un po' passivo. E costa, ve lo dico, forse. Allora, costava 8, l'ho pagato 4,51. Allora, volevo provare una cosa subito. Ecco. Allora, così sono rimasta a posto. Allora, questo involucro di bolle, se riconoscete la S di Chiclet e di Ste, così me lo metto subito, già che sono appunto così, nature. Allora, questo è per ora l'unica cosa che ho preso della colazione. Colazione, l'ho già fatta. Collezione di Harry Potter, che aspettavo con insomma ansia insomma, e la vedevo su Instagram, diceva ah, sì, bello, invece sì, delle palette, dei gloss, non mi ispirava nulla di che, forse prendere una palette scontata, non lo so, avevo molte aspettative, no, con la cosa, magari mi aspettavo dei duochrome, e ce la faccio ad aprirlo, allora, e invece era un po' me. E quindi meglio per il mio portafoglio. Allora, questa è la cosa c'è scritto? Siglam Gifted to bla 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 bla. C'è disegnato una mandragola. Ecco, vedete la scritta di Harry Potter. Infatti, quando ho visto sta S, ho detto, ma cosa ho preso? Perché come qui è un po' è sobria, cioè non è molto. Però il packaging di questo è molto carino, praticamente è tipo un gloss glitterato verde. Ecco qua Harry Potter. E qua in realtà non ho capito cosa ci sia disegnato. A me sembrano tipo dei bacilli, ok, però non saprei. Vedete voi cosa. Non mi è chiarissimo, vedo delle piante. Piante e un tizio con delle piante in testa, non lo so, non mi ricorda nulla questa cosa. Comunque, a me interessava questo. Eccolo qua, ecco, è un gloss molto tempestato di glitter. Non so se è di quello che cambia col pH, ma carino, rimane verdino così, vediamo un po'. Allora, è molto lucidino e non credo cambi. Allora, molto lucidino, mi piace molto. Non credo cambi col pH e mi pare che i glitterini si vedono. Almeno sulla mia mano si vedono molto, che sono verdi. C'era chi diceva che faceva l'effetto nero, ma no, decisamente.
anche se fosse stato nero mi sarebbe piaciuto. Bello. Diciamo che profumava. Beh. Me lo sto cacciando nel naso, secondo me non profuma. Bello, mi piace. Pipidino, sì, ci sta. Poi, questo è un vestito che era un po' che avevo lì, lo volevo provare. Estivo, non l'ho minimamente manco tirato fuori dalla busta. Allora, come stoffa è spessa, ovviamente è sintetica, come vedete con tutte le ciliegine, ha una balsa in fondo e volevo appunto provare questa tipologia di vestito tutta arricciata. Praticamente ha queste maniche, non so, un po' a palloncino e qua, ecco qua, vedete al seno tutto arricciato, il corpetto davanti e dietro. Arricciato, vedremo se mi sta e come mi sta. Se sembra una mongolfiera o meno, è un po' rockabilly. E poi, allora, questa non è una cosa oscura, cioè, praticamente dovrebbe essere una cosa per non fare sbattere la poccia. Se sbatte, non spacca il muro, si infila nella maniglia della porta. E c'è anche il tappino, così se sbatte non fa un buco nel muro perché qua c'è sempre vento d'estate, le finestre aperte ci vanno e quindi la volevo mettere. C'era da scegliere i colori e vediamo se funziona. In realtà ne cerco anche una per la finestra, che però avendo una maniglia così a T, e io ci ho avvolto tutto uno scrunchie perché comunque appunto anche la finestra quando sbatte mi va a sbattere, volevo un'imbottitura, però quella per la finestra non c'è. Poi questi, allora, forse è sottile, non lo so, dovreste aver visto l'haul. Ah, aspetta, mi sono perso un po' di prezzi, vi dico, allora, il gloss costava 4,49, l'ho pagato 3, il vestito 17 l'ho pagato 6,61. Il coprimaniglia 0,75 l'ho pagato 0,51. Perché non sono più abituata a dirvi i prezzi così. Allora, avevo preso una maschera per piedi che aveva il calzino, che io in realtà credevo fosse una roba tipo di silicone che potevo lavare, invece era tipo un sacchetto di plastica della spesa e boh. E quindi io, siccome volevo usarlo poi con la mia crema e utilizzare quello, ho provato con la crema lì e ho detto vabbè, discreta e boh, però appunto non si lavava. Sono andata a cercare, non ho trovato, almeno così a una prima, e ho trovato questi usa e getta, non ho trovato un tipo di silicone che si potesse lavare e essere riutilizzabile. Quindi tutti questi sono dei calzoni, dei piedoni. Appunto così ci si mette il piede, ovviamente si scivola, quindi bene, state fermi, tipo calza della Befana, magari con una si vede meglio. Queste sono due, sì. Ecco qua, praticamente ci si mette una crema per i piedi, si tiene quello che volete e poi questi dovrebbero essere, non so. Comunque dovrebbero essere gli adesivini che vi fermano qua alla caviglia. E questo è buono, buono sia per l'inverno e soprattutto per l'estate, che avendo l'infradito, sempre dei talloni durissimi, pieni di calli, e me li ammorbidisce un po'. E poi, allora, quante cose ci sono? Allora, questo ve lo faccio intravedere. È per fare dei video. E questi che adesso apriamo assieme dovrebbero essere dei coprimignolini, perché tra l'altro mi avrebbero fatto comodo in vacanza. E appunto, se ci sono le scarpe nuove o strette, dovrebbero essere così di silicone, ecco qua, non dovrebbe far male o far venire le vescichette al mignolino, ovviamente del piede. Poi, vabbè,
Ora, la luce magari no, va bene anche per tutti gli altri piedi, se magari avete problemi di unghie. Ma forse anche per la luce, sembrano abbastanza estensibili. E ce ne sono, boh, 10, non lo so. E vi dico i prezzi. Allora, vabbè, il coso non ve l'ho fatto vedere, quello del video, costava 3,37. L'ho pagato 2,51. E i cosi per i piedi 2 euro, sono 100 pezzi, 1,14 euro. Questi per i piedi 10 pezzi, 1,75 l'ho pagati 1. Tutti gli altri prezzi ve li ho detti e basta. Quindi questo haul finisce qui. Questo è molto carino. Ora voi con la luce non lo vedete, ma in realtà praticamente lucida e deve avere dei riflessini verdi che non vedo, però se ha il glitter verde saranno verde. Mi dà sì questa ombra un po' scura, forse una scurita, non lo so. Comunque mi piace assai e mi sono messa tra i preferiti la palettina verde, giusto per vedere se è quel famoso verde, però dalle foto ce ne sono poche, non capisco se è glitter o un ombretto verde shimmer. In realtà l'ho guardato solo ieri sera e quindi vedo bene, perché se è glitter e basta non me ne frega niente, perché forse già ce l'ho. Se invece è un ombretto shimmer, quindi ha una base, perché a me poi che brilli non è che serva, credo. Comunque vabbè, forse prenderò quella ma scontata, perché una palettina nulla di che. Speravo un po' di più nella collezione She Glam di Harry Potter, ma per fortuna per il mio portafoglio va bene così. E basta, quindi posso augurarvi la buona, buona, buona notte e vi do un bacione.